Ed ecco voi una Milano pregna e carica per seguire uno dei big match più incredibili di questa giornata di campionato. I tifosi della Lombardia FC, famosissima squadra, stanno assepando l'ingresso dello stadio per prendere posto, dato che Lombardia FC e Milano FC, credo, esatto, inizieranno la grande partita di big match. La Lombardia FC è ormai da 85 anni che vince il campionato in tutte le competizioni. Riuscirà anche quest'oggi a portare a casa il successo dopo una grande e bella prestazione contro il City Manchester in Champions League. Purtroppo il Milan in Champions League non è che abbia avuto una bella prestazione in questo stadio, dato che ha preso 3 pire dal Liverpool. Ovviamente sempre qua con voi il vostro commentatore di fiducia, Gianni Pinoli Junior. Leao parte lui, è tutto solo, potrebbe anche tentare il tiro. Leao penetra in area, Rafa! Leao dopo 7 minuti porta subito in vantaggio il Milano FC. I tifosi ospiti sono in super delirio. E purtroppo il Milan ha preso tante belle batoste in questo inizio campionato. De Fonseca non è che sta facendo molto bene, ma qua Rafael Leao ha imbeccato subito e ha portato a casa il vantaggio per il Milano FC. Se. Di Marco ce l'ha fatta a recuperare in vista di questa importante partita. Martinez Lautaro, un inizio shock per la Lombardia FC. Mkhitaryan, tra l'altro Lombardia FC, anzi anche tutte e due le squadre quest'oggi con la nuova casacca per la stagione. Leao, si capisce subito che è in forma smagliante questa sera. Martinez Lautaro non ha giocato tanto in Champions League perché nell'inizio del campionato non è che stia facendo tanto bene. Non è ancora entrato in forma dopo le tante partite che ha preso parte quest'estate. Bennacer non lo sentivo da 5 anni minimo. Morata, Alvaro, Pulisic tenta un tiro dalla matta distanza ma è stato ribattuto. Reinders, Turam, passaggio per Di Marco che ce l'ha fatta a recuperare. Non c'è in mezzo nessuno. E infatti la passa a Turam che la mette per Barella. Dall'altra parte Barella, Lautaro Martinez è imbrigliato dalla difesa. Si libera benissimo ma viene respinto dal muro difensivo di Milano. Partita molto più vivace rispetto a quella di Juve-Napoli, dove tutte e due le squadre riescono a fare attacchi uno dopo l'altro. Ora Di Marco, Thuram, Mkhitaryan prova il tiro da fuori ma viene ribattuto. Tentativo di contropiede, Morata. Tutti vanno a cercare la parte sinistra per prendere Leao, ma giustamente la Lombardia chiude tutti gli spazi. Loftus Cheek. Bello, passaggio per Morata, potrebbe anche passarla e c'è la parata di Sommer, impegnato ancora una volta al portiere. Bastoni, la squadra di Inzaghi Simone dovrebbe trovare nuovi spunti per portare l'attacco dato che sono sotto per 1-0. Infatti perde ancora la palla ma c'è un gioco fuori, mi dispiace. Bello vedere che i guardalinee sono brandizzati, hanno tutto lo sponsor giusto e invece le due squadre di Milano questa sera hanno dovuto giocare con queste casacche. Molto molto bene. Martinez Lautaro per l'ex Çalhanoğlu. Benjamino Pavard. Passa per Martinez ma sbaglia incredibilmente il passaggio. Morata, Alvaro. Bennacer. Teo Hernandez. Proverà una sua scavallata in avanti, la passa Leao, passare la palla per lui, Darmian. Tentativo di super tubo fallazzo. E c'è la rovesciata di Pulisic. Tifo sugli spalti è incessante. I sostenitori della Lombardia FC vogliono assolutamente prendere questo pareggio.
Palla ancora per Morata. Sono da soli Loftus Cheek e sbaglia allo scoccare della mezzanotte. Il possibile 2-0. Grande prova per adesso del Milan FC, che è in vantaggio di 1-0 col gol di questo calciatore qui. Vediamo se ci sono stati cambi, non credo, ed inizia subito la seconda partita. Seconda partita è ormai da anni che non si fa più, dato che non c'è più la tradizione di fare il trofeo Birra Moretti d'estate col triangolare. E meno male, anche se un po' mi manca. Passaggio per Morata. Calabria. Pulisic. Di Marco. Morata. C'è la parata di Sommer. E un altro pugnaccio in avanti. Tentativo adesso dell'Inter di partire in contropiede. Calhanoglu. Pavard. Calhanoglu. Una bella azione, bella imbeccata. Passaggio per Calhanoglu, che è da solo. Magic Mike. Grande parata ed è solo calcio d'angolo. C'è il primo cambio. Entra Fofana per Reinders. Cambio cam. Tanto Paolo Bonolis è lì a guardare la partita molto, da molto vicino. Calhanoglu la mette in mezzo, il colpo di testa ancora Maignan. Seconda parata. Maignan saracinesca. Ha fatto un po' male contro il Liverpool questo martedì, ma poi è riuscito a rifarsi con queste belle due parate. Loftus Cheek Cheek. Per Morata. Ma viene triturato dalla difesa. La miseria. Turbo falciata della morte. E Calhanoglu però riesce a passarla a Di Marco, che è molto chiuso. Non riesce a trovare spazi, ma si riesce ad incunare molto bene. Palle per Mkhitaryan. Ancora Calhanoglu, che è stato ammonito, e si guadagna un altro angolo di calcio. Bennacer viene giustamente ammonito per il super fallaccio dalla signoressa arbitressa. Esattamente questo. Entra cambio in difesa. Gabbia ha fatto suo ed esce Pavlovic. Quello non mi sembra De Fonseca. E se è lui, è invecchiato malissimo. Schema. Mkhitaryan la mette subito in mezzo. C'è subito Theo Hernandez che tenta la fuga, ma Bastoni saggiamente recupera la palla. Acerbi la smista. Lautaro Martinez per Thuram. E ancora Maignan. Guanti magici questa sera. Non passa assolutamente niente. Un calcio di rigore sbagliato. Poteva metterla dove voleva, ma Thuram ha sbagliato il tiro. Marco. Ancora una volta uno schema con Mkhitaryan. Stesso schema di prima. Thuram la sbaglia. Bastoni la perde. Ed il Milan riesce a sospirare un pochino. Hernandez la carica. Dopo un 10-15 minuti di totale difesa, il Milan riesce a uscire dal buio. È subito lì la Lombardia che riesce ad avanzare. Tutta la Lombardia è dietro questa squadra e la sta spingendo per poter andare a pareggiare. Loftus Cheek Cheek. Palla per Morata. Pulisic che la prova da fuori. Sommer non si butta neanche, perché aveva visto che il pallone sarebbe uscito tranquillamente. Sommer resistisce al pallone. Palla per Bastoni con un inizio di volata dal basso. Di Marco, che non è riuscito comunque a portare il suo classico apporto fare che ci ha con cui si è deliziato in tutte queste partite, dato che il Milan è riuscito ad arginarlo molto bene. Mkhitaryan per Barella. Calhanoglu, non ci sono spazi di manovra perché la squadra non avanza. Pavard, che ha preso il posto di Darmian con un cambio psicologico tattico. Ram per Martinez. Barella
Tentativo. Barella al tiro. Maignan dice ancora di no. Qua non si può passare. Oggi va così. Entra Zielinski e esce Mkhitaryan. Ho visto anche Leao uscire. Adesso capiremo per chi. Questa volta la mette in mezzo, ma c'è un errore. Thuram rincorre la palla per Okafor. Marco. Di Marco, grave errore. Può partire anche un contropiedino. Ma il Milan va in gestione. Sono in vantaggio di 1-0 e gli basterebbe anche questo gol per poter portare a casa un grosso, incredibile, ciccionissimo risultato per questo inizio di Serie A. E soprattutto per concludere la sfilza di sconfitte contro la Lombardia FC. Calhanoglu, Thuram, un ultimo tentativo per la Lombardia, ma credo che qua le vellità ormai sono concluse. Il Milano FC dopo tanti anni riesce a vincere una partita e a portare un po' di gioia al proprio tifo dopo una non brillante prestazione in Champions League. Leao ha fatto un'incursione e l'ha buttata dentro ed è quel che basta. Per oggi è tutto, noi ci si vede la prossima con un altro big match della Gianni Pinolis Junior Match Commentators.